Grazie. Dopo il video su con tutte quelle storie di tutte le tendenze più di moda, della moda, extra moda della primavera estate 2018, tra parentesi ce ne sono un sacco che mi piacciono, e il video con le scarpe più di moda per la stagione, intanto mi avete chiesto questo video, ovvero di parlarvi di quelle che sono e saranno le borse più in voga per la stagione primavera estate 2018, quindi proprio per la stagione ora in corso. Quindi se già mi seguite su Instagram mi trovate come Irene Closet, dove trovate tutti i miei look, tutti i miei ultimi acquistini, e se già mi seguite anche qua su YouTube, quindi avete cliccato qua sotto su Instagram, iscriviti sulla campanella, iniziamo un po' a vedere le borse più di moda per la stagione e un po' di idee shopping. Vai! Tracolline! Ho detto piano perché sennò mi mangio tutte le parole. Tracolline in toscano, cioè terribile. Tracolline, ovvero tutte le borse con la tracolla, che sono coloratissime, che possono essere grandi o piccole, che possono essere a tinta unita con applicazioni. Sbizzarritevi! L'importante è che abbiano la tracolla, quindi che siano portate appunto sulla spalla. Potete sbizzarrirvi appunto con i colori, i must sono i colori pastello, vanno benissimo anche i colori accesi. Per la primavera estate ovviamente più sono colorate meglio è, ok, ancora anche con applicazioni come andavano di moda anche la scorsa estate, quindi con applicazioni floreali, con applicazione di toppe, eccetera. Maxi shopping bags, quindi si va dalle tracolline alle maxi shopping bags. Ebbene sì, perché sembra sia tornata di moda la borsa grande che si porta a mano, come le classiche shopping bags. Sono quelle classiche borse dove entra anche l'impossibile, dove possiamo far entrare l'intera casa e diventano pese all'infinito, quindi una scomodità indicibile. Visto siamo donne, cioè io lo so perché sono la prima, è quando non ho la borsa piccola, nella borsa grande ci infilo veramente di tutto e anche di più. La caratteristica delle shopping bags è che si porta proprio a mano, esattamente così. E sono delle borse che sono tornate di moda non soltanto per la primavera e estate, attenzione, saranno di moda anche per il prossimo inverno, perché già nelle ultime passerelle che abbiamo visto a Milano, a New York e a Parigi si sono intraviste ancora shopping bags giganti per l'inverno. Borse con le frange. Le frange, ne abbiamo parlato in un video con tutta la lista delle tendenze per la stagione, sono in voga per la primavera estate 2018. Dimenticatevi l'effetto cowboy. Le frange quest'anno sono eleganti, quindi si indossano in look casual chic, anche in dettaglio, quindi è perfetto provarle nella variante borsa, che sono un'idea super in per la primavera estate. Borse trasparenti, ancora su filone delle super tendenze di stagione, accanto alle frange avevamo visto anche il trend delle trasparenze, l'avevamo visto sulle scarpe, l'avevamo visto sui trench, tutti quei capi trasparenti come il capespalla, sui cappelli. Però attenzione, vanno di moda anche le borse trasparenti proprio a prova di ladro, come si suol dire. Le borse trasparenti, se si vuole essere di tendenza, anche per esempio declinate in versione spiaggia per quest'estate, sono un'ottima idea. Bauletti, si va dalle trasparenze, che sono una tendenza solo di questa stagione, a una borsa che non passerà mai 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 di moda perché è un grande classico, ovvero il bauletto. Il bauletto con la forma un po' retro che ricorda la moda delle nostre mamme, delle nostre nonne, un po' di stile vintage, è tornato di moda. Mi piace moltissimo perché appunto è una borsa che tendenzialmente non passa mai di moda, quindi se volete fare un investimento anche di più soldini su questa borsa è un'ottima idea, perché è estremamente elegante e si presta molto bene anche per la sera e per tutte quelle occasioni formali che richiedono una borsa un pochino più elegantina. Marsupio, amato e odiato da tantissime di noi, il marsupio ahimè continua a essere di moda, quindi io ve lo dico, cioè ambasciatore non porta pena, ma il marsupio continua a essere di moda, si porta sempre in vita oppure sui fianchi, ma tendenzialmente si porta in vita sopra t-shirt, sopra a giacche chiuse, quindi diventa quasi una cintura marsupio, che sia a tinta unita, in stoffa oppure in pelle o necopelle oppure con applicazioni. Zaino, anche lo zaino come il marsupio rimane di moda, e di questo probabilmente un po' tutte siamo contente, perché lo zaino è
chiaramente super comodissimo, perché possiamo metterci anche il mondo e il trasloco, ma sulle spalle questo peso come nella shopping bag gigante non si sente. Anche in questo caso potete sbizzarrirvi, perché l'importante è avere lo zaino, poi di che tessuto, forma e colore esso sia, a vostra libera scelta. Secchielli, mamma quanto sono carini i secchiellini, mi piacciono tantissimo, la tipologia di borsa che mi fa letteralmente impazzire. I secchielli sono quel tipo di borsa che si chiude così, tirando con il nastrino su in cima, possono essere più grandi o più piccoli, come desiderate. Hanno la tracolla tendenzialmente, e il colore più in voga per scegliere un secchiello per questa primavera estate 2018 è sicuramente il colore pastello. E queste erano le borse più di moda per la stagione ora in corso. Spero di avervi dato qualche ideuccia per il prossimo shopping. E noi ci sentiamo su Instagram, mi trovate come Irene Closet, e con il prossimo video, a prestissimo! Ciao ragazze!